Ok. Bene, ci siamo. Vuoi dare un saluto tu nella qualità, Sì. visto che l'ingegnere cancelliere ti ha dato un mandato, Ah, sì, Giovanna? faccio le veci di Franco, gli onori di casa, per oggi inaugurare la sessione che a noi piace tanto, quella dell'incontro con l'esperto del progetto Futuri Cittadini Responsabili 2.0, dove si dà parola a quelli che sono i vostri dubbi e domande. Alcuni di voi li hanno già mandati per tempo, abbiamo una sorta di scaletta, però siccome qualcuno ci segue in diretta, ora potete anche dialogare con Vincenzo e approfittare di questa opportunità avendolo qua a nostra disposizione. Quindi io gli lascio con piacere la parola, so che è sempre un piacere ascoltarlo e si impara sempre qualcosa di bello quando parla lui. A te, Vincenzo. Allora, intanto saluto i colleghi insegnanti delle scuole che ci stanno seguendo, saluto soprattutto gli studenti. Ci sarebbe piaciuto veramente venire presso i vostri istituti, ma non avete idea, siamo tutti distanti. Io vi sto parlando da Catania, la collega Giovanna credo da Genova persino. Dalla Spezia, lei ci Dalla la Spezia. Spezia, dalla Spezia. Beh, tutto sommato siamo in zona. Sì, Siamo. sempre Liguria è. Sì, No, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Ringrazio Giovanna per le belle parole, ma spero di essere all'altezza. Allora, il motivo perché oggi ci si vede è per eventuali osservazioni e approfondimenti di quanto si presuppone avete imparato seguendo quegli interventi che abbiamo a suo tempo registrato. Che vi abbiamo messo in questo Padlet, questo è il termine, ma per dirla in italiano è una bacheca, la tipica bacheca quando ai tempi miei con fogliettini di carta si agganciavano, come dire, dei messaggi a qualunque titolo. Il corrispondente moderno, elettronico, digitale. Ecco, vedete, questi strumenti diabolici possono essere preziosissimi. Perché l'abbiamo fatto? Perché ci accorgevamo che tanti, magari quel giorno, avevano delle difficoltà di collegamento, altri ci richiedevano la necessità di poter ritornare sull'argomento, di poterlo, come dire, rileggerlo, riascoltarlo, di fare delle considerazioni in merito. Io mi auguro che avete fatto delle ricerche sulle tematiche che avete letto. Io sono qui ora per ascoltare se ci sono, come dire, dei vostri dubbi in merito, ci sono delle domande da porre. So che Giovanna ne ha acquisiti, la collega ne ha acquisite alcune, per cui se siete così timidi, ma non c'è motivo di essere timidi nella vita, ragazzi, bisogna avere il coraggio delle proprie azioni, quindi io mi aspetto. Di che cosa oggi soprattutto parleremo? Parleremo prevalentemente di un modulo, perché voi sapete che questo progetto di futuri cittadini responsabili, ricordiamoci cosa significa. Significa una scommessa culturale. Le vostre scuole, quindi merito dei vostri insegnanti, merito dei vostri dirigenti di istituto, sentono forte la necessità di accompagnarvi a poco in una crescita culturale che vi porta a diventare poi cittadini adulti capaci di incidere nelle scelte della società. Dovete sapere che la comunità europea pretende proprio fortemente che il cittadino scolarizzato, quindi voi che state studiando e quindi siete scolarizzate, possiate partecipare alle decisioni. Noi le decisioni le demandiamo ai nostri politici. Ma in realtà sempre più si spera che possiamo avere un ruolo nelle decisioni. Dovete pensare che ci sono tanti settori dove l'intervento, come dire, del cittadino è considerato strategico e necessario. Io mi fermo qui. Mani tesi, il modulo di cui abbiamo parlato a suo tempo è un acronimo, significa una sigla che sta per manutenzione del territorio siciliano. E perché abbiamo creato questo modulo? Perché noi riteniamo che sia fondamentale che oltre alla cultura
nota già storicamente di intervenire sui beni, come dire, paesaggistici, beni architettonici, con azioni di manutenzione nel tempo, questa stessa logica si trasferisca anche sull'ambiente, ancor di più oggi che finalmente il tema ambiente è entrato persino nella Costituzione italiana, che non è una cosa da poco conto. Io mi fermo qui perché mi piacerebbe più sentire, come dire, delle domande in merito e quindi io tentare di darvi una risposta, se ci riuscirò. Allora, io inizio così, magari si rompe il ghiaccio, ne abbiamo ricevute 5 abbastanza articolate, ma voi che siete in ascolto, se avete qualcosa che volete chiedere, chiedete la parola, la mano, alzate la mano, scrivete in chat. Intanto leggo la prima, voi intanto pensate se avete qualcosa da chiedere al professor Piccione. La prima è di questi giorni la notizia dei giornali di fornire Kiev di bombe all'uranio impoverito da utilizzare nella guerra russa-ucraina. Quando un giorno la guerra finirà, oltre ai danni degli edifici, si aggiungeranno danni all'ambiente? Un tema molto scottante che fa tremare tutti. Molto bello, molto bello. È chiaro che è molto bello anche su un qualcosa di altamente triste. Voi tutti avrete sentito parlare, avrete letto qualcosa, c'è questa drammatica guerra della Russia con l'Ucraina, che poi è abbastanza vicina, ce l'abbiamo in Europa, quindi dobbiamo, come dire, sentirci fortemente coinvolti, c'è tutta una situazione delicatissima. Vediamo un attimo la domanda. La domanda solleva due tipi di problemi. Un primo problema sostanzialmente è: che cosa sta succedendo sostanzialmente? C'è quest'ultima battuta recentissima che fa tremare i polsi, che è quella di usare l'uranio impoverito. Ma vediamo di capire innanzitutto cosa significa uranio impoverito. Voi sapete che l'uranio è un metallo radioattivo, alcuni isotopi sono tali, prende, e che è utilizzato per quella famosa energia nucleare, che può essere a fin di bene in un'ottica civile, quindi darci energia per intenderci, oppure, ahimè, a fin di male, per poter, come dire, armare delle bombe pericolosissime, la famosa bomba nucleare, bomba atomica, che fa molto riflettere. Bombe all'uranio impoverito. È una versione, lo dice anche un po' il termine, nel momento in cui si fa il processo dell'uranio estratto in termini naturali, c'è tutto un processo sofisticato che tende a un arricchimento. Questo arricchimento diventa prezioso ai fini dell'utilizzo, per esempio, nelle centrali nucleari per darci tanta energia. Ma questo processo determina una parte residuale significativa, cioè se noi usiamo per dire, che so io, 10 kg per intenderci di uranio, nell'arricchimento otteniamo sì e no un chilo, tutto il resto è uranio impoverito, che in prima battuta si chiama scorie sostanzialmente, ma opportunamente trattato può essere utilizzato. E questo tristemente viene utilizzato nelle armi, in molte armi, in molte bombe. Perché? Perché chiaramente è molto più penetrante, è molto più compatto, è molto più efficace per attraversare, per esempio, una carrozza di un carro armato. Quindi se noi abbiamo un carro armato, se lo colpisco con le armi tradizionali, se ha una buona corazzatura resiste. Se viceversa lo colpisco con delle bombe all'uranio impoverito, è capace che io sfondo quella corazza e quindi distruggo quel carro armato. Quindi voi capite che sono bombe ai limiti del diritto internazionale. C'è un orientamento che li si vuole considerare come delle bombe che non dovrebbero essere utilizzate, anche se poi sappiamo che sono state utilizzate dappertutto. Anzi, mi arriva voce, non sono in grado, come dire, di
confermarlo che in questa guerra Russia-Ucraina la Russia di certo li utilizza. La notizia bomba è che dall'Inghilterra c'è una possibile fornitura di questo uranio impoverito da mettere a disposizione anche per Kiev, e quindi la battaglia sarebbe su entrambi i fronti. Qual è l'aspetto negativo? L'aspetto negativo è che questo tipo di uranio impoverito produce, ahimè, delle conseguenze sulla salute umana. Sembrerebbe, non ci sono ancora evidenze fortissime in merito, ma tanti soldati che sono stati, come dire, hanno vissuto sotto queste bombe, hanno avuto tutta una serie di problemi e sembrerebbero che siano legati a questi aspetti. Come se non bastasse, al di là di queste bombe, sembrerebbe che l'Ucraina, che è una terra anche bellissima con tante aree naturali, il 20%, sembrerebbe da alcune analisi fatte con i satelliti, di queste aree naturali protette sono state totalmente distrutte sotto questa guerra, e si parla di milioni di ettari di foresta totalmente, come dire, interessati, quindi occupati dai combattimenti, totalmente rovinati. Voi capite che chiaramente questo significa incendi, lo vediamo persino anche in tante fotografie che ci arrivano, danneggiamenti di habitat e in conseguenza inquinamento. Inquinamento di che cosa? Di tutte le matrici. Inquinamento dell'acqua, inquinamento dell'aria, inquinamento del suolo. Voi pensate, noi stiamo parlando della bomba sporca, come dire, ma pensate che tutte le bombe indistintamente hanno una presenza significativa di metalli pesanti, che noi sappiamo che sono altamente inquinanti per la qualità dell'acqua, della falda idrica, del suolo. Pensate le migliaia di tonnellate che sono state scaricate, come dire, sui territori. Quindi chiaramente c'è una situazione drammaticissima. Quando, ci auguriamo presto, finirà questa guerra, e scopriremo tutti i danni conseguenti. Considerate che, per esempio, persino le emissioni in atmosfera che si vanno a mischiare già con la CO2, la CO2 ormai voi siete bravi, sapete il problema dell'effetto serra e quant'altro, danno vita a ulteriori problemi sul cambiamento climatico. Provano, per esempio, piogge acide, modificano il pH del suolo, causano bruciature della vegetazione, soprattutto di alcune formazioni ben precise. E poi queste piogge acide sono ovviamente come conseguenza pericolose per l'uomo, per la fauna, perché hanno un grave impatto soprattutto sulle mucose respiratorie, sugli organi respiratori. Quindi vedete, ragazzi, noi oggi leggiamo quante persone muoiono, chissà quante ne moriranno negli anni a venire per tutte le conseguenze dei danni che sono stati prodotti sull'ambiente. Quindi è una situazione veramente una catastrofe che si è abbattuta sull'Ucraina dal momento che è stata la Russia, come dire, a invadere l'Ucraina. Io non entro nel merito degli aspetti di guerra perché non ci compete affrontare questi problemi. Mi fermo qui, ci sarebbe tanto da parlare, ma mi fermo qui. Ahimè sì. Qualcuno vuole chiedere qualcosa, altrimenti io proseguo con la domanda 2, che riguarda le crisi climatiche e la desertificazione. Dice: crisi climatiche e desertificazione. Abbiamo compreso che l'uomo svolge un ruolo negativo. Noi ragazzi vorremmo fare qualcosa. Avrebbe qualche suggerimento da darci? Io intanto nella chat le vado scrivendo le domande, così avete sott'occhio cosa si è chiesto all'esperto. Certo. Allora, mi auguro che nei raccontini che ci siamo fatti avete capito come il problema del clima è un problema che ha tutta una serie di conseguenze. Rinfreschiamoci la memoria su alcuni concetti. Le precipitazioni sappiamo che stanno diminuendo, avrete letto in questi giorni il problema della siccità, il Po si è asciugato totalmente, ci sono delle situazioni incredibili in giro per il mondo. Abbiamo avuto il fiume Alcantara, qui vicino, il nostro siciliano, che nel 2022 per la prima volta nella storia si è prosciugato totalmente.
Pensate, sono morti persino tutti i pesciolini, prende una situazione drammaticissima. Le conseguenze di questa siccità, unitamente a temperature alte, e qui in Sicilia, ahimè, ahimè, le temperature alte sono ormai una costante da tempo, quindi ci devono preoccupare, producono aridità. Ma cosa significa aridità? Significa che un suolo fertile respira, ragazzi, vive. All'interno di una zolletta di terra ci sono milioni e milioni di, come dire, di organismi animali, vegetali, microscopici prevalentemente che non vediamo, ma che danno quella fertilità. Questa situazione, unitamente alla risorsa idrica e quant'altro che fa vivere e rende fertile, come dire, quella zolletta di terra, nel momento in cui le temperature sono alte, evapora l'acqua, quindi la caccia fuori. A maggior ragione se c'è una vegetazione che dà vita a tutto un processo e se la massa, come dire, vegetale è modesta, si innesca un meccanismo terribile che si chiama desertificazione. E noi dobbiamo preoccuparci, ragazzi, No, questo è il microfono, è nostro. perché la desertificazione in Sicilia è drammaticissima, è molto estesa, sono i terreni non fertili. Quando parliamo di terreni non fertili, significa che non ci nutrono più, non possono darci quelle cose preziose, quegli organismi vegetali, alimentari preziosi, che sono quella catena magica che consente il nutrimento degli animali in generale e di noi in conseguenza. Quindi capite quanto è importante. A questo punto nasce spontanea, avendo capito che l'uomo ha una sua responsabilità, allora vediamo cosa possiamo fare. Lo troverete dappertutto. Io vi dico subito, al di là delle mie chiacchiere, perché staremo insieme, sì e no, un'oretta e già quasi ne abbiamo bruciato quasi mezz'ora. Io quello che vi suggerisco, con l'aiuto dei vostri insegnanti, che sono delle persone preziosissime, ascoltateli, dovete fare ricerca. Ecco, nella vita è importante saper fare una ricerca discernendo ciò che è utile da ciò che non è utile, e su questo gli insegnanti vi possono aiutare. Non tutti i siti internet sono di qualità, quindi bisogna fare una selezione. E su quest'ultimi leggere i consigli che ne discendono. Cosa posso dire io in generale? Riferito a voi ragazzi, e voi indubbiamente, intanto, per esempio, uno degli elementi altamente inquinanti sono i trasporti in generale. Noi sappiamo che prendere un aereo è altamente inquinante, quindi facciamolo se c'è una necessità. Un treno è da preferire di gran lunga, è molto meno inquinante e trasporta molto più persone in contemporanea. Se operiamo in una città, ma anche in una piccola cittadina, dobbiamo valorizzare l'uso della bicicletta, quindi dobbiamo incidere. E voi ragazzi dovete far capire agli adulti che i vostri governatori del vostro comune, parliamo proprio di comuni per intenderci, devono promuovere delle aree privilegiate dove ci si può andare con la bicicletta. I trasporti pubblici, fondamentali. Fondamentale. Quindi evitare, come dire, tutti quei trasporti ad alto impatto e preferire quei trasporti a basso impatto. Un argomento fondamentale, il discorso del consumo sostenibile in termini energetici. Studiate insieme ai vostri insegnanti, non sto qui perché si perde un po' di tempo, chiaramente, e non ce l'abbiamo. Per esempio, fate una valutazione di quanto si consuma a livello energetico a casa con elettrodomestici vecchi. Oggi ci sono contributi, oggi ci sono condizioni rateali e quant'altro. Voi non avete idea quanto si può risparmiare. Io, per esempio, l'ho sperimentato a casa mia. Nel momento in cui ho rivoluzionato i miei elettrodomestici, ho puntato a elettrodomestici a bassissimo consumo, mi sono accorto che qualcosa è cambiato e quindi sono contento di questa scelta che ho fatto. Il risparmio idrico, ragazzi, è un argomento serio.
È un argomento serio su cui dobbiamo lavorarci tutti. E non dovremmo più fare una vasca da bagno. Non dovremmo lavarci in una vasca da bagno. Lo spreco di acqua è mostruoso. Dovremmo solo e soltanto valorizzare una doccia. Dovremmo cominciare a capire che l'acqua è preziosa. Questa siccità che noi stiamo leggendo a livello europeo, non solo europeo, italiano nel caso specifico, siciliano drammaticamente, che si ripete anno dopo anno, ci deve fare molto riflettere. Ragazzi, ci sono delle zone della nostra Sicilia dove l'acqua già è reazionata, cioè nel senso che non la danno, cioè voi aprite un rubinetto e non esce una goccia d'acqua, quindi dovete aprire quel rubinetto in un dato orario. Questo aspetto vi costringe a mettere dei serbatoi di accumulo. Queste cose devono fare molto riflettere e voi negli anni a venire questi problemi ce li avrete più seri. Quindi documentatevi anche voi per i vostri genitori e dite: papà, mamma, guardate, io a scuola ho scoperto questo e quest'altro. Vi permetto di dire che ci sono dei libretti, lo possono fare i vostri insegnanti, ci sono dei libretti agevoli, piacevolissimi dell'Enea, delle varie ARPA, su tutte queste logiche del risparmio. Sono tutti libretti prente, che ora, anzi, Giovanna, pensavo, li possiamo mettere in linea e li agganciamo sul Padlet, vi risparmiamo anche questa fatica. Se tu li segnali a Francesco, lui li aggiunge sotto il tuo modulo come materiale di approfondimento. Gli do tutti i link e così voi ragazzi, quello che vi sto accennando così grossolanamente, potrete scoprire con degli esempi. L'hanno fatto l'Enea, che è un ente nazionale importantissimo, impegnato su tutti gli aspetti energetici e quindi ci dà delle considerazioni importanti in merito. Lo fanno tutto il sistema delle ARPA, che non sono strumenti musicali, ma sono agenzie regionali di protezione dell'ambiente. E queste agenzie, anche loro sono impegnate a dei volumetti, alcune, mi ricordo del Veneto, soprattutto nel nord Italia, hanno fatto dei lavori veramente encomiabili, interessantissimi e quindi estremamente utili. Un argomento molto serio su cui bisognerà anche ragionare negli anni a venire è lo spreco, ridurre lo spreco a 360 gradi. Questo è uno dei primi guadagni, prima di pensare a operazioni ben più impegnative, e rianalizzare la propria situazione. Pensate che ci sono anche dei programmi che possono adottare le scuole. Possono fare delle gare, praticamente le classi, per vedere quanto risparmiano nei comportamenti. Quindi tentatele queste operazioni. Si scoprono tante abitudini interessanti. Io nella mia città di Catania, in un dato momento, un grosso istituto fece questa scelta. Non so se hanno continuato, ma in quel periodo dove io mi impegnai si scoprirono delle cose incredibili e siete state proprio voi ragazzi che avete dato delle indicazioni preziose come correttivi per intervenire nei risparmi. Per esempio il problema dell'aria condizionata sia nel riscaldare che nel raffreddare. Abbiamo un uso di un'ignoranza estrema. Con un apparecchietto insignificante che costa poco possiamo scoprire le temperature esterne e interne. E pensate che l'abbassamento di 1 o 2 gradi, stando ugualmente bene, si traduce con un risparmio energetico nazionale, ma anche personale. Cioè, si scopre che spendiamo molto, molto di meno. Quindi vedete ragazzi, non c'è limite alla fantasia per affrontare questi temi. Comunque mi impegno personalmente a recuperare questi piccoli volumetti e insieme con i vostri professori potete fare proprio delle ricerche e potreste fare anche delle sfide, cioè con una tabella di marcia potreste costruire giorno dopo giorno i risparmi che incominciate, come dire, a mettere in essere. Sono argomenti importanti. E l'ambiente, non dobbiamo partire dal presupposto, ci devono pensare i governatori, ci devono pensare gli altri, dobbiamo pensarci tutti, indistintamente, tutti. Quando noi vediamo una Greta Thunberg, quando vediamo un Felix Finkebeiner, una Wangari Maathai, queste donne, questi uomini, questi ragazzi, praticamente,
che si sono impegnati nel tempo, per esempio, a piantare alberi per poter arricchire di ossigeno, e non solo, perché fosse soltanto ossigeno, un albero può dare alimento, può dare frescura, può dare tutta una serie di vantaggi enormi, praticamente, da non sottovalutare. Quindi voi capite, ragazzi, che ci dovremmo sentire tutti impegnati. Non escludo anche una situazione, quando non si hanno le idee chiare, di pensare che ci sono strutture che si impegnano su questi aspetti. Vedesi il WWF, vedesi Legambiente, fatela una ricerca, fate una navigazione. Sicuramente voi visitate tanti siti. Vi invito a visitare un sito di Legambiente, un sito del WWF, un sito del Greenpeace, e così scoprite praticamente gli impegni a scala regionale, nazionale e internazionale di queste grosse organizzazioni impegnate in difesa dell'ambiente, che è un argomento che vi deve stare molto a cuore. Noi da grande perché ci impegniamo? Ma perché io ho persino un nipotino che è più piccolo di voi, la collega ha un figlio, quindi siamo tutti, come dire, ci sentiamo moralmente impegnati, perché sappiamo che abbiamo prodotto tanti guasti per poter stare così come stiamo. Praticamente dico, non tutto è stato realizzato in maniera corretta, quindi su molte cose, avendo oggi l'aiuto della scienza, della tecnologia, vediamo di utilizzarla al meglio. E mi fermo qui. Allora, qua siamo alla terza domanda delle cinque che avevamo scelto tra quelle pervenute. Sì. Salutiamo la quarta FM che intanto è arrivata. Non so però di che città e scuola, se ce lo dite, ce lo scrivete in chat, ci fa piacere. E anche Rosario Sacca, che si è collegato nel frattempo, che fa parte del gruppo del progetto. E qua in arrivo anche la terza catta, aspetta che le ammetto. E mentre loro si collegano, leggiamo la terza domanda, che anche in questo caso vi scrivo in chat, ed è: si parla tanto oggi di transizione ecologica. Può sì. darci ulteriori informazioni per capire meglio in cosa consiste, essendo una di quelle paroline che sempre sentiamo, ma tante volte non siamo consapevolmente. Benvenuti. Loro, perché altrimenti. Ok, a te la parola, Vincenzo. Quindi, cos'è la transizione ecologica? Aspetta, perché ho zittito te, Vincenzo. Va bene, Vai. Scusami. No, ma figurati, ci mancherebbe, sono incidenti. Ok, la parte che si è collegata è di Santa Agata di Militello, poi c'è Santa Teresa Riva e gli altri due non so. A te la parola. Va bene. Allora, intanto benvenuti gli altri parenti che sono arrivati ora. E comunichiamo, vi facciamo presente che noi stiamo registrando, e quindi questa mia chiacchierata di risposta ad alcune domande pervenute in sede centrale all'Associazione Centro di Educazione Ambientale verranno poi linkate e messe sul Padlet, quindi per chi si è perso qualche mia risposta la può recuperare. Allora, la domanda, perché si è inserito ora, come ha detto correttamente Giovanna, attiene a questa curiosità: cos'è questa transizione ecologica? Beh, la transizione ecologica, come dire, è una nuova chiave di lettura, niente di sconvolgente rispetto a tutto il passato, cioè che si prefigge semplicemente, perché vedete, ragazzi, ci sono state varie stagioni. Nel 1970 voi dovevate tutti nascere, io nel 70 già avevo i miei 20 anni. Nel 1970 si inizia a prendere coscienza che l'ambiente lo stavamo rovinando, e quindi c'erano problemi, come dire, di danno ambientale, e quindi iniziano quei famosi movimenti culturali in difesa dell'ambiente. Questo processo nel tempo si è tradotto nel riconoscimento di istituzione ufficiale nei vari stati attraverso, diciamo, senso lato, ministeri dell'ambiente, che chiaramente hanno il compito di prendersi, come dire, prendere a cuore i temi ambientali, il rischio ambientale in generale,
Per darvi una curiosità, quando nacque il Ministero dell'Ambiente in Italia nel 1986, il primo atto, giustamente in termini operativi, fu la procedura della valutazione di impatto ambientale. Che cosa significa? È una cosa importantissima. Tutte le volte che si realizza un'opera di una certa importanza, c'è l'obbligo di sottoporre quell'opera preventivamente a una valutazione degli impatti che produrrà. Quindi qual è il concetto? È un concetto antichissimo che parte persino dal nostro caro Archimede. Ad azione corrisponde reazione uguale e contrario. Archimede, quando si immergeva nell'acqua, prese coscienza di questo processo che lo portava, come dire, ad alleggerire la sua presenza all'interno praticamente del liquido. Questa logica oggi l'abbiamo tradotta sui temi dell'ambiente. Quando noi immergiamo, inseriamo nell'ambiente una grande opera, gioco forza, creiamo degli impatti, inutile che ci facciamo illusione. Allora la scommessa qual è? È una scommessa culturale. Riusciamo a farlo, questa operazione, senza creare troppo danno? Ecco, questa è la grande scommessa. Ed è una scommessa culturale. E pensate, ecco il vostro ruolo quando sarete adulte e parteciperete. Pensate che nelle valutazioni ambientali viene richiesto anche il contributo, cioè il diritto del cittadino di intervenire, di fare le proprie osservazioni, che diventano patrimonio poi per poter far sì che si faccia meno impatto possibile sull'ambiente, se si deve fare un'opera. Pensate che esiste anche l'opzione zero. In questo momento, per esempio, si sta parlando del ponte sullo stretto di Messina. Il ponte sullo stretto di Messina comporterà un'importantissima valutazione di impatto ambientale. E la valutazione di impatto ambientale serve a ridurre al minimo gli impatti, ma potrebbe anche emergere un impatto talmente insormontabile da andare, si dice tecnicamente, all'opzione zero, cioè il ponte non si fa. Questo è un fatto culturale dei nostri tempi, dall'86 in poi in Italia, cosa che prima non c'era. Cioè qualunque opera si realizzava, qualunque era il danno sull'ambiente, poi si prendeva atto dei danni ambientali. Oggi su questi aspetti c'è una grande attenzione. Ecco perché voi sentite tanta polemica attorno a grandi opere tipo le centrali nucleari, li vogliamo, non li vogliamo, i pro e i contro, le discariche, li vogliamo, non li vogliamo, cioè tutte quelle opere che notoriamente hanno grandi impatti. Andando alla transizione ecologica, la transizione ecologica è una sfida più che altro. Cioè qual è la novità? È quella che tutti indistintamente, quindi con grande attenzione, come dire, all'apparato industriale, di impegnarci verso la decarbonizzazione, quindi come dire, togliere, far sparire, ridurre in maniera significativa la presenza, come dire, dell'energia fossile, che è notoriamente altamente impattante, che comunque un giorno si esaurisce, per puntare invece a, come dire, a scommesse totalmente diverse che utilizzano delle energie rinnovabili, quelle che ci regala il sole, quella che ci regala il vento, quello che ci regala la geotermia, insomma, ecco, in questi ambiti. Quindi sostanzialmente la transizione ecologica è un processo che guarda soprattutto l'innovazione tecnologica, è una rivoluzione ambientale, vuole essere, per favorire pure l'economia, una nuova economia, quindi far funzionare una macchina rivoluzionaria, praticamente, ma che guarda, come dire, al mondo verde, quindi rispettosa dell'ambiente e della sostenibilità. È una scommessa veramente forte e importante, è una scommessa che necessita di forti investimenti, ecco per cui voi avrete sentito parlare sicuramente del PNRR. Sapete cos'è il PNRR? Questo lo dovreste avere, come dire, è il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
quindi ci vengono consegnate delle risorse economiche importantissime per fare tante opere, per intervenire, ma soprattutto per fare questa transizione ecologica. Quindi la transizione ecologica guarda molto l'apparato industriale economico di una nazione, in questo caso l'Italia, ma che dovrà rivoluzionare tutto ciò che oggi è la negazione dell'ambiente per andare a soluzioni estremamente, come dire, efficaci, totalmente. E quali sono gli obiettivi principali? Gli obiettivi principali, per esempio, c'è il mondo dell'agricoltura che deve cambiare totalmente con, e l'abbiamo imparato, noi sappiamo che abbiamo la desertificazione in Sicilia, con una gestione del suolo totalmente innovativa. Dobbiamo ridurre chiaramente gli inquinanti che mettiamo sul suolo, dobbiamo gestire la risorsa idrica in una maniera straordinaria, quindi voi capite che servono risorse economiche importanti per raggiungere questi obiettivi. Sulla transizione energetica, passaggio alle fonti rinnovabili, non è che sono un'operazione di un giorno, non è che sono operazioni indolori, ci vogliono tante risorse economiche estremamente impegnative con problemi chiaramente importanti. L'inquinamento atmosferico, noi in Sicilia lo sentiamo grazie a Dio di meno, ma parlatene con un milanese, parlatene con un romano, vi assicuro che il problema, parliamone con quanti insistono sull'Emilia Romagna, dove si concentra tanta industria, tanta economia nazionale e non solo. Sono luoghi dove il problema è fortemente sentito. E poi ricordiamoci quel modello circolare: crisi climatica, desertificazione, biodiversità a rischio, perché la desertificazione mi uccide la biodiversità. Cosa abbiamo imparato? Se la biodiversità si riduce, l'uomo è a rischio, la specie umana è a rischio. Quindi dobbiamo conservare la biodiversità. Voi ci pensate, l'Unione Europea ha previsto da qui al 2030, programmato nel 2015, dal 2020, dal 2021 al 2030, c'è tutto un progetto attorno con risorse, c'è una postazione di 30 miliardi da spendere per incrementare la biodiversità, per tutelare la biodiversità, e quindi, come vedete, sia animale e sia vegetale, sia ben chiaro. Quindi vedete, c'è un impegno. Noi, per esempio, in Sicilia, in quanto centro di educazione ambientale, siamo vicini, stiamo battagliando, stiamo dando il nostro contributo, e noi ci auguriamo che nascono due parchi nazionali. Per esempio il Parco Nazionale dei Peloritani e il Parco Nazionale degli Iblei. Se riusciamo a mettere a segno questi due parchi, alla luce di tutto ciò che viene richiesto oggi anche da questo piano nazionale, sicuramente raggiungeremmo quegli obiettivi auspicati di un incremento della biodiversità in termini, come dire, di tutela importantissimo. E tutto questo ricade anche nell'agenda 2030. Se qualcuno se l'è dimenticata, fate una ricerca sull'agenda 2030. L'agenda 2030 è questa grande scommessa voluta da tutti gli stati che appartengono all'ONU, sono 198, poco meno di 200 sostanzialmente, che da qui al 2030 dovrebbero raggiungere tutta una serie di obiettivi. Sono 17 grandi goal, quindi risultati attesi attraverso tutta una strategia di indicatori che devono essere rispettati. Quindi, come vedete, una scommessa grandiosa, eccezionale. Anche per questo, sul Padlet vi metteremo dei documenti che noi riteniamo adatti per il vostro livello, come dire, di studi culturale, per poter approfondire queste tematiche nel migliore dei modi, perché vi ricordo che questa chiacchierata non può risolvere questi problemi, deve essere più di stimolo. Sì, sono arrivate queste domande e io sono grato, praente, ma quello che io mi auguro soprattutto è che voi facciate delle ricerche,
vi documentate e dovete scoprire tutta una serie di cose che non siamo riusciti a fornire nei nostri interventi, e li troverete in questi documenti che noi stessi, conoscendoli e apprezzandoli e considerandoli corretti, ma nello stesso tempo anche accessibili e adatti per voi, ve li metteremo sul Patreon. Quindi ci aspettiamo che visiterete nei prossimi giorni il nostro caro Padlet, che ben conoscete, e lo troverete arricchito di tutta una serie di documenti, di letteratura per documentarvi. E invito i docenti che stanno seguendo i lavori a stimolare i ragazzi in queste ricerche che diventano veramente preziosissime. Capisco che è un onere in più rispetto al programma che prevalentemente giustamente deve essere onorato da ogni classe, ma anche questi argomenti che attengono al futuro di questi nostri ragazzi è prezioso che lo facciamo tutti appassionatamente. Ah, potrebbero essere anche un suggerimento per poi produrre un elaborato per il concorso, così il lavoro alla fine lo finalizzano anche a partecipare, non solo un approfondimento, basta che fanno un elaborato, tanto l'elaborato digitale, che può essere il video, che può racchiudere un'esperienza, che può essere qualunque cosa che creano. Alla fine basta saper montare, avere un po' di creatività, lo possono anche rendere, diciamo, valutabile, facendo due piccioni con una fava, scusami se lo dico. No, ci sta, hai ragione. Allora, andiamo alla quarta domanda, dove devi fare il mago, perché ti dicono, leggiamo che la salute della terra è sempre più a rischio e ci rimane poco tempo per agire. Quanto tempo abbiamo? Vogliono un numero. Allora, mi viene facile adottare un numero che già esiste. Dovete sapere una curiosità, vi invito poi ad andare su internet a cercare. C'è un orologio a New York, ma ora non è più soltanto a New York, ne hanno piazzato uno anche a Parigi, chi si è inventato questa trovata dell'orologio, e anche a Berlino, per quel che mi risulta, prende, e pare che ne abbiano creato uno per Greta Thunberg. È un orologio che sostanzialmente scandisce il tempo che ci rimane sostanzialmente per poi trovarci in una situazione di non ritorno. Ovviamente è chiaro che è una provocazione. Cioè, pensate che questo orologio, quello di New York, in questo momento indica, abbiamo 7 anni di tempo per invertire la rotta, cioè per impegnarci a un punto tale da far guadagnare del tempo. Quindi è un orologio dinamico che può drammaticamente ridurre sempre il tempo che sta per scadere, ma è un orologio anche propositivo nel momento in cui dovessimo uscire con delle soluzioni interessanti, prende, e quindi potrebbe riprendere respiro. Allora, ragazzi, detta così, pensate, allora, questo orologio parla, in questo momento parla di 7 anni. L'IPCC, che vi ho accennato, questo comitato planetario voluto dall'ONU, che studia tutta la letteratura che esce nei vari anni, e con una cadenza più o meno quinquennale fa il punto della situazione, ci dice che abbiamo 10 anni. Quindi, come vedete, già abbiamo degli orologi un po' diversi. Questo di New York, praticamente, che partì per primo, ora anche su Parigi, anche su Berlino, e anche questo di Greta Thunberg, che praticamente parla di 7 anni. L'IPCC parla di 10 anni, ci concede ulteriore 3 anni. Io però vorrei aggiungere alcune curiosità per dimostrare che, perché se noi ci limitassimo a questa visione, lo scoraggiamento potrebbe essere terribile, dovremmo tornare a casa tutti quanti, io mi immagino voi che dovete, mamma, abbiamo 7 anni soltanto praticamente per salvarci, dopodiché siamo, è finita, o 10 anni, scegliete voi a questo punto, certo, meglio dire 10 anni che non 7 anni, sono 3 anni in più. Quindi vi fate ognuno di voi i vostri calcoli, prende, e incominciate a sognare. Io però vi voglio dare invece delle notizie di speranza molto più importanti. Dovete sapere che intorno agli anni 70, quando io vi ho accennato il problema del movimento ambientale, sono successe delle cose interessantissime
che ci danno la misura di come delle soluzioni, tutto d'un tratto, di una bella mattina, possono, come dire, rivoluzionare il tutto. Allora, intorno agli anni 70 sono successi due eventi interessantissimi. Uno, che un club di Roma prestigiosissimo, il club di Roma, il grande Peccei, il presidente, diede un mandato all'MIT. Cos'è l'MIT? È l'università della realtà universitaria più prestigiosa al mondo in assoluto. Vi auguro, tutti voi, alcuni di voi, tutti voi sarebbe un'invasione di campo, qualcuno di voi che, siccome ormai tutti dovrete essere necessariamente bilingue, non solo conoscere l'italiano, già sappiate, ragazzi, che voi siete già cittadini non solo della vostra terra Italia, ma siete anche cittadini europei. E se volete girare già solo l'Europa, se non conoscete l'inglese, che ormai è diventata la lingua universale, quindi vi suggerisco, imparatela perfettamente come l'italiano, vi tornerà utilissimo. Non ultimo, quando farete i vostri studi, e mi auguro che li facciate tutti fino ai livelli universitari più avanzati, ma non è un fatto di, come dire, di moda di avere un pezzo di carta. L'università vi può dare quegli strumenti che vi consentono di capire anche il momento della società nel momento in cui voi poi dovete fare delle scelte. Quindi è importantissimo. E allora, come vi dicevo, praticamente dico, nel 1970, su quel periodo, fu dato un mandato all'MIT, a degli studiosi, di fare un modello per immaginare, perché già si pensava nel 1970, se camminiamo così, tra poco le materie prime finiscono e siamo nei guai. Quel modello, grazie a Dio, per quanto presentasse i limiti dello sviluppo, praticamente fu il titolo che poi fu tradotto in tutte le lingue possibili e immaginabili, un libro che fu consegnato a tutti i governatori del pianeta, praticamente dico, fu, grazie a Dio, come dire, smentito. Attenzione, la metodica fu interessante, perché creò un precedente, peraltro a quei tempi i computer non erano quelli di oggi, cioè quel modello girò su un apparecchio che oggi con i nostri PC che abbiamo a casa avremmo delle apparecchiature magari molto più veloci, molto più potenti. Era un computer valvolare, insomma, ben altra tipologia. Cosa voglio dire? Questo fu un primo evento. 1970, altro dramma. Dobbiamo sfamare, siamo sulla Terra 3,4 miliardi di abitanti. Pensate che ora siamo 8 miliardi e in qualche modo stiamo tirando avanti, non tutti nello stesso modo. Ovviamente noi siamo in un'azione, come dire, felice, siamo fortunati, cari ragazzi, siamo fortunati veramente rispetto a chi in questo momento in Ucraina o nei paesi africani che tentano l'attraversata con tutti i rischi che ne discende. Noi siamo fortunati, e quindi una nazione che ci restituisce tutte quelle opportunità che tante altre nazioni non hanno. Ebbene, nel 1970 ci si preoccupò tantissimo che non eravamo in grado di sfamare il pianeta. Oggi che noi persino lo critichiamo, e ci sta, perché dobbiamo migliorare, gli organismi geneticamente modificati ad opera di un genetista, quindi una persona dotata di sale in zucca, un genetista che non a caso poi gli diedero il premio Nobel della pace. Voi direte come della pace, perché i premi Nobel sono ben precisi su alcuni settori, ma giustamente si ritenne opportuno di darlo a questa persona perché? È perché chiaramente aver risolto un problema alimentare, cioè aver quadruplicato la potenzialità, vedisi India, vedisi Cina, soprattutto un po' meno l'Africa, perché è chiaro che questa strategia sugli organismi geneticamente modificati funzionò molto meglio in quelle grandi nazioni dove c'era un certo tipo di organizzazione, al di là della dittatura o meno, e quindi chiaramente si rimandò il pericolo. E siamo arrivati ad oggi, oggi siamo 8 miliardi. A quei tempi eravamo 3 miliardi e mezzo, siamo più del doppio di allora, e quindi grazie a Borlaug, che
fu un genetista, abbiamo avuto questa opportunità di rimandare questa scommessa. Io credo molto, e chiudo su questo argomento, che questa era l'ultima domanda, Giovanna? No, c'è la mia preferita sulla giornata dell'acqua di ieri, dell'altro ieri, quindi ce n'è ancora una. Allora, questa la chiudo velocissimamente dicendo che io credo molto, se siamo 8 miliardi di teste pensanti, ci saranno sicuramente delle belle teste che riusciranno a tradurre concetti scientifici in soluzioni tecnologiche tale chiaramente da superare questo momento critico. Su questo ho grande fiducia e mi fermo qui. Andiamo quindi all'ultima domanda sull'acqua? Sì, l'ultima domanda è collegata al fatto che il 22 marzo, l'altro ieri, era la giornata mondiale dell'acqua, che è stata istituita dalle Nazioni Unite nel 2021. Nell'agenda l'hanno inserita, e non tra quelli che sono collegati, però all'iniziativa che abbiamo fatto l'altro ieri, molte squadre, molte classi che hanno gareggiato in questo scontro uno contro l'altro, dove si parlava anche di impronta idrica, che è quello che ora ti chiedono, ora vado al punto, mi ha fatto piacere vedere che da tutta Italia hanno gareggiato in molti, erano 180 a giocare, ma avevamo anche diverse squadre delle nostre, di futuri cittadini responsabili, di almeno 4 città. Quindi vi ringrazio chi ha partecipato e mi fa piacere che si parli di impronta idrica in classe, perché la domanda è, visto che questo tema è sempre molto legato, acqua e cambiamenti climatici camminano a braccetto, conoscere l'impronta idrica può salvarci? Perché anche lì impronta idrica tutti ne parlano, ma poi in realtà il consumo virtuale di acqua che facciamo su ogni cosa che usiamo non è che sia poi una cosa di cui tanto si parla o si conosce, e quindi conoscerlo può salvarci? Allora, ragazzi, vi rispondo in una maniera sui generis, visto che è l'ultima apparente domanda. Io vi invito a costruirvi una tabellina, a scrivere tra colazione, pranzo e cena l'elenco di che cosa voi mangiate. Dopodiché, accanto, andate a documentarvi, ormai c'è una letteratura sterminata e troverete le tabelle in quanto tale, e scoprirete quanta acqua è servita per farvi gustare una bistecca di carne, per farvi gustare un uovo, per farvi gustare un hamburger, per farvi gustare un formaggino, per bere un bicchiere di latte, che uno pensa che la quantità dell'acqua sia quella del bicchiere, una grande stupidaggine, si scopre che quel bicchiere, ahimè, che si porta dietro magari 70 litri di acqua, cioè come 70 litri di acqua, io ho un bicchiere davanti e per bermi io un bicchiere sì e no di 200 centilitri, cioè quindi molto meno di un litro, sono state, come dire, utilizzate 70 litri di acqua, quindi ecco. Allora già abbiamo capito cos'è l'impronta idrica. L'impronta idrica è un qualcosa di innovativo, abbastanza di recente, non esiste ormai soltanto l'impronta idrica, abbiamo altre impronte proprio sul nostro vivere, sul nostro incidere, sul territorio, ormai ci sono istituti che ormai sono impegnati su questa scommessa e quindi che studiano, come dire, quanto calcolano, quanta acqua è stata utilizzata nel caso specifico per produrre un qualunque bene. Quindi noi siamo in grado oggi, un oggetto sia, come dire, biologico, quindi un oggetto alimentare, ma anche un oggetto fisico, quanta acqua per esempio è stata investita per poter realizzare quel prodotto. Quindi potete immaginare di fare un calcolo, quindi voi scoprirete che di norma quali sono le vostre colazioni? È una colazione costante o una colazione che varia? Scrivete tutto l'elenco di ciò che vi prendete a colazione, scrivete tutto ciò che vi prendete a pranzo, scrivete tutto ciò come elenco. Mettete questi numeri in litri e scoprirete la quantità di litri che sono stati necessari. Ma
quando, quando leggerete, dice, io ho consumato 5.000 litri per fare una colazione, 5.000, anche di più, 10.000 litri per fare colazione, pranzo e cena, cioè, penso che per un attimo un colpo di coscienza vi piglia. E allora immaginate insieme ai vostri insegnanti, se riuscite a creare un modello unico, se troviamo un riferimento ve lo piazziamo così vi aiutiamo in merito, in modo che sia, come dire, un progetto singolo per ognuno di voi, incominciate a segnare perché. Perché dovete fare poi un'operazione di economia, perché non deve servire semplicemente per scoprire quanto sprecate. Dobbiamo interrogarci quanto siamo bravi a non sprecare. E quindi siamo in grado alla fine, in termini culturali, questa sarebbe una delle scommesse più belle. In un momento in cui parliamo di crisi climatiche, in un momento in cui parliamo di siccità, voi pensate che per risolvere i problemi di siccità in termini centrali dobbiamo spendere miliardi e miliardi, che poi sono i nostri soldi, sono le nostre tasse che pagano, non dico voi, i vostri genitori, perché dobbiamo ripristinare dighe, dobbiamo creare serbatoi, dobbiamo sistemare la conduzione dell'acqua, dobbiamo migliorare tutta la rete idrica, dobbiamo intervenire nel campo dell'agricoltura che è un grande consumatore idrico. Quindi anche noi nel nostro piccolo, se riduciamo all'origine, diamo un contributo a tutto questo processo. Quindi vedete la famosa battuta, dice, cosa possiamo fare? Tantissimo, ragazzi, tantissimo, tanto, tanto, tanto. Ci vogliamo divertire? Benissimo, incominciamoci ognuno a costruire la tabella del nostro consumo idrico. Vi creeremo una tabella di partenza e voi ve lo segnerete. Dopodiché, praticamente, dico, incominciate a fare un'analisi e vedete come, togliendo un qualcosa di alto consumo idrico, quanti litri risparmiate. Se questo processo lo portiamo a livello di aula, lo portiamo a livello di numeri da istituto, potremmo creare una scommessa che potrebbe essere la trovata originale, e potremmo anche, Giovanna, parlarne con il nostro presidente per riconoscere un premio alla classe o all'istituto più virtuoso che da alla data di fine anno scolastico ha raggiunto degli obiettivi di economia idrica, in modo da meritare di, e su questo sono certo che non mancherà all'ingegnere cancelliere di trovare delle soluzioni simpatiche per premiare il singolo studente ultra virtuoso, la singola classe e anche il singolo istituto. Quindi potremmo senz'altro lavorare a questi argomenti. Credo che abbiamo sforato di 2 minuti. Ma sì, ma va benissimo. Va benissimo. Quello, diciamo che la cosa, giustamente, è bellissimo l'esercizio. Io me l'ho riassuntato nella chat, così gli resta traccia della tua idea, della tabellina, e volendo possono già creare. E lì lo potete copiare. Ringrazio anche Rosario, perché il nostro Rosario aveva già messo un link ad alcune pubblicazioni Enea, quindi potreste iniziare a guardare. Poi non so se sono le stesse che dice Vincenzo, ce ne sono tante, ma intanto è un ottimo strumento già pronto. Certo. E non è solo la quantità d'acqua occulta dietro ciò che mangiamo, e lì c'è anche il discorso dello spreco alimentare. Perché certo, noi dicono non buttare perché c'è chi ne ha bisogno, ma non pensiamo che stiamo buttando anche acqua quando buttiamo del cibo scaduto. Non c'è dubbio. Dietro ogni oggetto, perché se per produrre già una fetta di carne ci vogliono qualche migliaio di litri d'acqua, figuratevi cosa c'è dietro la produzione di un computer, di un maglione. Perciò questo vale veramente anche per quel superfluo che a volte compriamo e poi lo teniamo lì, che davvero invece non ci serve. Fa veramente fare delle grandi riflessioni che è adatto fare in classe con i professori come attività di educazione civica ambientale, può essere uno spunto. Quindi, Giovanna, c'è il collega Sacca che sicuramente forse vuole aggiungere qualcosa. Certo, a con parte piacere già di salutare. Ecco. Però non ti sentiamo. E forse hai una collezione ballerina, il video va e viene.
appunto, come se ci fosse un falso contatto, qualcosa del genere. C'è qualcosa che non va nel video. Ora? Ora sentiamo, anche se ancora... Sente? Ora ti sentiamo. Okay, quantomeno ti sentiamo, okay, per cui magari parla. Ecco. Va bene, no, il link che ho inviato è in pratica la pagina dove ci sono tutte le pubblicazioni di Enea. Lì bisognerebbe andare a cercare quelle che interessano. Vabbè, i ragazzi. Non siamo a questa fatica, però poi individuiamo dei testi mirati di cui abbiamo pronte, certo. Dico io. Sicuramente mi impegno per quelli di mia conoscenza, adatti per i ragazzi, chiaramente, perché certo. L'Enea produce anche dei documenti molto importanti, certo. Di ben altra portata, non adatti in questo momento per ragazzi da scuola media inferiore o elementare, ma anche sì. Superiore in certi casi. Quindi prima senz'altro, Prima va bene, vi saluto. Grazie. Una buona prima giornata. Di chiudere, chiedo un'ultima volta se qualcuno delle classi vuole chiedere qualcosa o intervenire, altrimenti stacco la registrazione e vi do appuntamento al 29 marzo, sempre con Vincenzo Piccione, che però parlerà invece di questa era manitesi di Sana. Di Sana, esatto. Quindi potremmo parlare di nuovo di api e quant'altro. Esatto. Esatto. Altrimenti ci salutiamo qua. Voi avete tutti i professori hanno comunque lo ricordiamo sempre il calendario. Le domande mandatele qualche giorno prima, così è meglio perché le selezioniamo, le mettiamo insieme in qualche caso. Perché spesso molte sono doppioni, prende esatto. Più o meno si possono accorpare in poche domande, quantomeno. Quindi questo mi raccomando, chi è interessato al modulo Sana ci pensi per tempo, oppure chi è collegato gli diamo parola certamente, però è gradito se ci mandate le osservazioni anche prima. Quindi certo. Ragazzi, qualcuno vuole dirci qualcosa oppure apriamo tutti i microfoni e ci salutiamo? Se ne sono andati tutti, guarda. Non credo, non credo. Era una predica nel deserto, per rimanere in tema con i problemi del clima e della desertificazione. Ai, ai. Beh, allora, io direi di interrompere la registrazione. Sì, un bacione a tutti, ci vediamo il 29 per la prossima puntata con l'esperto che vi risponde. Ciao a tutti e grazie mille a Vincenzo. Ciao. Ciao Giovanna.